Tuo sport, what is your discipline? What is your sport? My sport is basketball. Okay, wonderful. Basketball, Stefania Passaro, there is a big champion in basketball. So, though, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Alex Karaiskos. I'm 10 years old, and my dream is to be a basketball player. Signori, buona giornata, mi chiamo Samson Maestro, sono 10 anni e voglio diventare un grande giocatore di basket. Today I will describe 3 characteristics that I want my coach to have. Ecco, vediamo le 10 caratteristiche che vorrei nel mio allenatore. Number 1. Effective communication skills. 1. Grandi capacità di comunicazione, efficaci. I need my coach to use nice words. Vorrei che utilizzi delle parole carine. I need my coach to speak with positive language and show me with his example how to communicate effectively with others. E vorrei che utilizzi appunto un linguaggio positivo e che magari mi aiuti anche a capire come comunicare in maniera efficace con le altre persone. I need the tone of his voice to be friendly to me. Vorrei che sia amichevole. I need my coach to have a friendly body language. Vorrei che abbia un linguaggio corporale amichevole. Number 2. Treat me with empathy. Che mi tratti in maniera empatica. I need him to understand my views and emotions and put himself in my shoes. E vorrei che capisca un po' le mie punti di vista, le mie emozioni. Number 3. Promote the value of teamwork. Vorrei che promuova il valore del lavoro in team. I am not alone in the court. I am not alone in my life. Perché di fatto sul campo non sono solo e non sono solo nella mia vita. And I reach higher on my own. But with a good conversation I can go higher and further. Da solo posso fare molto, però con una buona conversazione e con un buon intendimento con gli altri posso fare ben di più. Number 4. Teach me that my limit is important. Vorrei che mi insegnasse l'importanza delle cose. My teammates can push me to be my best. Vorrei che mi aiutasse a dare il mio meglio. When everyone in the team is working to lift each other up, the work that gets done is much more powerful. Quando tutti ci aiutiamo, ecco che si riesce ad avere un effetto molto migliore. Number 5. The opponent is part of my progress. Ecco che i miei avversari sono parte della mia crescita. Is there a reason for that? There isn't another. Ah, se non c'è Federico non c'è Nadal. The better your model is, the better athlete you become. E più ti connetti agli altri meglio diventerai nello sport. In fact the only opponent exists inside you and is your bad self. Forse l'unico avversario che hai è dentro di te, sei te stesso. Number 6. Make sport a lifelong experience. 6. Facciamo dello sport un'esperienza di tutta una vita. Even if I don't believe I will become a top player, I need to know that sport lasts forever. Anche se magari so che non diventerò un grande giocatore, devo però sapere che lo sport dura sempre, tutta la vita. Without sports, we are poor mentally and physically. Lo sport mi aiuta sia mentalmente sia fisicamente. To keep me interested. Enjoying sports, focus on having fun and being active rather than winning.
Quindi l'allenatore mi manterrà interessato verso lo sport e mi spingerà così ad andare avanti. Number 7, empower me. Numero 7, mi darà la forza per crescere. Teach me to cope with my stress and emotions. Mi insegnerà a gestire il mio stress e le mie emozioni. Bring enthusiasm and make me dream. Mi farà sognare. Despite my physical limitations. Anche se magari io posso avere le limitazioni fisiche. Number 8. 8. Lead me by his example. Mi darà un esempio da seguire. And if my coach to be my hero when the lights turn off. Voglio che lui sia i miei occhi quando le luci magari si spengono. Number 8. Lead me by his example. 8 sarà appunto il mio esempio di vita. I need my coach to be my hero when the lights turn off. Voglio che i miei allenatori diventi il mio eroe quando magari si spengono le luci. In the photo of the National Soccer Coach of Sweden, John Andersson, collects the leader after the great qualification match versus Italy. Look at the photo. Guardate l'immagine. Look at the photo. How the coach picks up the. Vedete che l'allenatore, esatto, raccoglie questa spazzatura. Number 9. Leadership. 9. Parliamo di leadership. I want my coach to be a good. Voglio che ci sia del bene. Trustworthy and fair leader. Voglio che il mio allenatore sia buono, che me possa meritare la mia fiducia e che sia un leader. Number 10. Let me fly even higher than him. Numero 10. Che mi faccia volare più alto di lui. Thank you very much. Grazie. Thank you. Leon, thank you, Tanasio. Io sono venuto bene anche come presidente.